Cari amici di VBTV, siamo qui a Blello, che però nella sezione Val Brembillesi di Blello, come vedete, siamo a Blello di Gerusa e a Canto del Ronco, che sono le due località di Blello che sono sotto il comune di Val Brembilla. Noi siamo qui per festa a Blello, qui vi regaleremo magari qualche immagine. Nel frattempo noi stiamo venuti via a consegnare i giornali del comune, già che potevamo. Ora facciamo, vediamo una sola visuale di Canto del Ronco, come vedete è là. Poi vi regaleremo alcune immagini della festa. Eccolo qui Canto del Ronco. Paese a me piuttosto familiare, visto che ho parentela stretta proprio qui. Eccolo qui Canto del Ronco. Queste sono tutte case di villeggianti. Di fine di Val Brembilla per andare al comune di Blello. Allora, ci stiamo avviando verso la chiesa. Diciamo che la salita qui è abbastanza ripida. Da Canto del Ronco stiamo salendo direttamente alla chiesa. Però abbiamo scelto almeno un viale abbastanza ombreggiato, perché diciamo che oggi, in questo pomeriggio di Ferragosto, lunedì 15, fa anche abbastanza caldo. Diciamo che siamo di nuovo ai livelli estivi, come dovrebbe essere. Intanto la nostra passerella che non è che ci dia questo grande spettacolo per il momento ci sta accompagnando sempre più su. Devo cercare di non ansimare troppo, perché poi nei video sembra quasi più amplificato. Qui la stradina che sale proprio dal comune di Blello, qui la stradina che abbiamo preso noi, vedete qui le indicazioni,
Noi ovviamente arriviamo dritti fino alla chiesa, dove ci sarà un po' tutti i rinfreschi, un po' tutte le cose. Prima della processione, che mi dicono in programma per le 16. Qui è di recente costruzione questa strada, prima era un sentiero, ora è stata allargata per permettere l'accesso alle macchine. Madonna che caldo oggi! Intanto vedete, mentre osserviamo questa strada che mi pare ristrutturata rispetto all'ultima volta, l'immensità delle macchine presenti. Davvero queste feste di montagna sono ancora seguite, soprattutto se fai anche qualcosa in più per intrattenere. Se c'è ancora un po' di fisarmonica come gli anni scorsi, queste zone sono quelle circa in cui ci sarà la processione. Vedete comunque i bordi come sono stati accuratamente puliti. Poche inquadrature, siamo arrivati praticamente alla chiesa, dove attenderemo per processione e quant'altro. Per partire, no, sono già tornato dalle vacanze. Allora, sono soltanto 5 cinquine e una tombola. La tombola è questo bellissimo SmartPad Go che vedete qua. Se non lo sapete voi, chiedete ai vostri figli. Noi nel frattempo che aspettiamo, siamo giunti un po' qua nella periferia di Blello. Dove c'è questa bella contradina. E un'altra casa un po' diroccata. Però tutto ben pulito. Anche se questa preso ormai dall'abbandono, come potete vedere. Pronti intanto per il percorso chiesa. E aspettiamo. Cerchiamo di fare la ripresa in un momento dove non c'è gente, perché di gente ce n'è in giro parecchia. E fare riprese così è un po' dura oggi. Contempliamo Maria, regina del cielo e della terra, tra gli angeli e i santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie oggi il nostro Padre quotidiano
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena